Buonasera gentili amici del canale 196 Tele Firenze Viola Supersport da Stefano Ballerini e dalla nostra redazione motoristica, perché mi segue in contemporanea dal remoto il Fido Enrico Milano. Si è concluso a metà pomeriggio il 55esimo Rally Elba e noi lo abbiamo seguito in parte. Si è corso venerdì dal versante Rio Marina Capoliveri. Sono venuti a correre da Colle Palombaia, la Due Colli, la Due Mari, tappe fondamentali, iper conosciute dei rally che si svolgono all'Isola d'Elba sotto il reparto sport e sotto il reparto macchine d'epoca, vecchie glorie. Per cui andiamo immediatamente a vedere cosa era successo. Allora, la lista ufficializzata degli iscritti per la prima tappa di venerdì alle ore 18 a Rio vedeva in totale iscritti 82 equipaggi, 26 di questi su vetture R5 Rally 2 con due World Rally Car. Il numero 1 era stato applicato sulla fiancata della Skoda Fabia Rally 2 Evo di Andrea Carella, terzo all'Elba lo scorso anno e secondo nel CUWRC 2021 nel circuito WRC 2021 vinto da Luca Rossetti, assente ed approvato in questa stagione alla IR Cup. Il giovane pilota avrà e ha corso alle note con Luca Guglielmetti ed inizia il suo cammino per migliorare il titolo di vice campione uscente, affrontando piloti come Giuseppe Testa, giunto quarto lo scorso anno nel campionato con Emanuele Inglesi su Fabia R5, o Alessandro Gino, vincitore della Michelin Rally Cup 2021 con Daniele Michi sulla loro Hyundai i20 R5 dello suo stesso parco auto. Scorrendo quella che era stata la start list del 55esimo Rally Elba Trofeo Gruppo Gino, troviamo le citate vetture WRC, entrambe Hyundai i20 della Blue Thunder Racing Italy ed entrambe con un Fontana a bordo, Corrado da una parte con il Fido Nicola Arena, Luigi dall'altra con al fianco Giovanni Agnese. Presenti anche Simone Campedelli, attenzione, stampatevi il nome di questo Campedelli, che avrà comandato tutte le tappe dalla prima speciale di Rio fino all'ultima di questo pomeriggio. Campedelli impegnato in questa stagione in particolare nelle ERC europeo con una MRF Tyrens, e all'Elba era in competizione insieme al Fido Gianfranco Rappa sulla loro Fabia Rally 2 Evo di Island Motorsport. Tra le due ruote motrici citavamo tra gli altri Riccardo Pedersani con Roberto Mometti sulla Renault Clio Rally 4, Alessio Bellan con Silvia Croce sulla loro Peugeot 208 Rally 1. Manca purtroppo l'equipaggio già campione del circuito del 2021 composto da Luca Pedersoli e Anna Tomasi, vincitore della passata stagione qui del Rally Elba con il pilota reduce purtroppo da un periodo molto complicato dal Covid. E allora noi cominciamo a ripercorrere tappa per tappa quello che è successo in terra elbana. Venerdì tutti pronti, Rio Marina prima prova, e subito Simone Campedelli con Gianfrancesco Maria Rappa aggiudica la 5.42 e 4 davanti a Giuseppe Testa, Emanuele Inglesi a 5.42.8, terza la macchina, la RC Rally 2 di Carella Andrea e Luca Guglielmetti, 5.44.0. Avevamo citato Alessandro Gini e Daniele Michi, bene, sesti 5.45.40. Vi do anche il settimo di signor Marco e Bonato Corrado, perché saranno uno dei due equipaggi che strapperanno una prova speciale a Campedelli Rappa, con Volpi Andrea e Michele Maffoni del piloti elbani undicesimi 5.50.08, e poi anche vado a prendere anche Mannoni Castiglioni, ragazzi dell'Elba classificati al ventesimo posto. Ovviamente
Termine prima tappa, fa fede la prima classifica. Campedelli Rappa, Giuseppe Testa, Emanuele Inglesi, Andrea Carella e Luca Guglielmetti, i primi tre della prima tappa di Rio Marina. Andiamo a vedere cosa poi è successo nella seconda, alle 19 tutti pronti, la prima delle due tappe, Caporivoli innamorata, una discesa fin quasi sulla spiaggia. Andiamo a vedere quello che è stato il crono di questa seconda prova speciale. Allora, vincono ancora Campedelli Rappa 4:36.9, secondi si piazzavano Marco Signore e Corrado Bonato 4:38.01, a un secondo e due di distacco. Terzo Pinzano Zegna, anche questi ricordatevi perché saranno coloro che si aggiudicheranno l'ultima prova speciale di questo pomeriggio prima di tornare per la premiazione finale in quel di Portoferraio. Intanto so che dal mio controllo remoto stanno scorrendo le immagini che sono arrivate da Aci Livorno, che ci sono state autorizzate, più un piccolo report fotografica di questi due giorni sulle strade albane. Quarti Andrea Carella e Luca Guglielmetti 4:40.08, staccate di 3:09. Quinti della maggiore Farnocchia su Skoda Fabia 4:41.09, staccati di 5 secondi precisi. Poi proseguiamo la terza tappa, 21:20, tutti rimessi uno dietro l'altro. La tappa era quella di Bagnaia Cavo, e allora andiamo a vedere anche questa classifica. La prima sera è comandata da Camerappa, che fanno le tre. Si aggiudicano anche la tappa numero 3, 12:03.1, secondo Andrea Carella e Luca Guglielmetti 12:06.4, staccati di 3:03. Terzi Pinzano Corrado e Marco Zegna sulla Volkswagen Polo GT 12:13.09, staccati di 10:08. I secondi cominciano a farsi pesanti. Quarti Corrado Fontana, Nicola Arena 12:14.04, staccati di 11:03. Quinti Giuseppe Testa, Emanuele Inglesi, staccati di 11:07. La classifica dopo le tre prove: comandavano Campedelli Rappa 22:22.04, vantavano un distacco di 8:08, perché Carella, Guglielmetti erano secondi in classifica 22:31.2, Pinzano e Zegna erano terzi 22:37 netti, con un distacco di 14.6 secondi. Ma noi proseguiamo, perché c'era da ricordarvi la seconda tappa. Si era tornati a Capolivoli, ci si era rimessi in coda in piazza, tutti pronti, 22:30, la seconda tappa, Capolivoli innamorata, la seconda catapulta verso la spiaggia dell'innamorata. E allora andiamo a vedere il quarto dominio di questa prima prova. Campedelli Rappa facevano indigestione, si aggiudicavano anche la prova serale 4:33.2, con 3:05 di vantaggi su Carella, Guglielmetti 4:36.7, terzi Marco Signore e Corrado Bonato, staccati di 4.2, 4:37.04, Corrado Pinzano e Marco Zegna quarti, Giuseppe Testa e Emanuele Inglesi erano quinti, e si andava a mangiare e si andava a dormire, e ci si ritrovava questa mattina. Si passava su questo lato dell'isola Marina di Campo, una Colle Palombaia versione innovativa, si veniva giù dal Pelone e si proseguiva fino al rush finale al bivio di Colle Palombaia, una tappa che non veniva riproposta da qualche tempo. E andiamo a vedere, perché di mattina, dopo il trasferimento, la sveglia, la colazione, Campedelli Rappa facevano ancora razzia 10:54.7, 2 secondi netti su Marco Signore e Corrado Bonato 10:56
Punto 7, mettevano 3 secondi e 9 in più su Andrea Carella e Luca Guglielmetti al terzo posto. Corrado Fontana e Nicola Arena salivano al quarto, 11.03.1, staccati di 8 secondi e 4. Giuseppe Testa e Emanuele Inglesi retrocedevano al quinto, staccati di 10 secondi, 11.04.07. Corrado Pinzano e Marco Zegna erano sesti, 11.06, staccati di 12 secondi e 01. Allora, di prima mattina la nuova classifica aggiornata: Campedelli Lappa, tempo totale 37.50.03, secondi Andrea Carella e Luca Guglielmetti sulla Skoda Fabia, 38 minuti 06.5, vantaggio di 16 secondi, punto 2. Corrado Pinzano e Marco Zegna erano terzi, 38.21.05, distacco di 31 secondi, mezzo minuto già messo da parte. Super giù come quello di signor Marco e Corrado Bonati, che erano quarti, 38.22.01, 31.8. Quinti Giuseppe Testa e Emanuele Inglesi sulla Skoda Fabia R5, 38.23.1, 32.8. Questo il distacco. E andiamo alla prova successiva, la Due Colli, programmata e partita con qualche secondo di ritardo. Due Colli, 11.40 il via di questa tappa. E allora, questa è una tappa conosciutissima, l'Eba viene fatta da in entrambe le competizioni, sia quello sport sia quello vecchie glorie. Cambia il possessore, vincono Marco Signore e Corrado Monato Skoda Fabia, 7.36.6, Francesco Giovanni Bettini e Luca Acri erano secondi, 7.37.9 a 1.3, Campedelli Rappa controllavano e si accontentavano della terza posizione, 7.38.3, staccati di un secondo e 7. Bella la prova degli Elbani, Volpi Maffoni, che sulla Skoda Fabia staccavano il quarto talloncino di giornata, 7.38.9, staccati di 2 secondi e 3. Al quinto salivano Alessandro Gino e Daniele Michi, staccati di 5.6, e poi trovavamo due nomi conosciutissimi per tante edizioni, Salvatore Riolo e Alessandro Floris sulla Volkswagen Polo GT, 7.42.3, distacco di 5.7. La classifica vedeva sempre Campedelli e Rappa in testa, il tempo totale saliva a 45 minuti, 28.6, tenevano 24 secondi, punto 2, su Andrea Carelli e Luca Guglielmetti, 30 secondi, punto 1, su Marco Signor e Corrado Bonato. Aumentavano il vantaggio su Corrado Pinzano e Marco Zegna, 35.4, mentre quinti erano Giuseppe Testa e Emanuele Inglesi sulla Skoda Fabia R5, 37.3. E noi proseguiamo nel raccontarvi quello che è successo. La settima tappa era la Due Mari, altra competizione conosciutissima, che partiva alle 14.20 e vedeva il padrone erano Corrado Pinzano e Marco Zegna sulla GTI RC2N RC Rally 2, ci mettevano a farla 15 minuti e 12 secondi netti. Marco Signore e Corrado Monato erano secondi, 15.14.6 a 2 secondi, punto 6. Campedelli e Rappa si guardavano, guidavano tranquilli, curva dopo curva, senza correre nessun tipo di rischio. Altro terzo posto di tappa, 15.16.04 con 4 secondi e 4 di ritardo. Quarti erano Andrea Carella e Luca Guglielmetti, quinti Giuseppe Testa e Emanuele Inglesi, per una classifica che da una prova dalla fine vedevano Campedelli Rappa sicuri. Hanno varcato un'ora di lavoro da venerdì al sabato, un'ora e 45 secondi. Secondi erano Marco Signor e Corrado Bonato, un'ora, un minuto, 13.3, staccati di 28 secondi, punto 3. Andrea Carella e Luca Guglielmetti
sulla Skoda Fabia 1 ora 1 minuto 14.9, staccati di quasi 30 secondi, 29.9. Pinzano Zegna erano quarti, staccati di 31. Giuseppe Testa e Emanuele Inglesi quinti, staccati di 44 secondi e 1. E andiamo a vedere l'ultima tappa, la Due Colli, partenza ore 15, verso poi la bandiera e l'arrivo a Porto Ferraio per salire sul palco. Marco Signore e Corrado Bonato se la giudicavano in 6 minuti 50.7, precedevano la Skoda Fabia di Roberto Vescovi e Giancarla Guzzi al miglior piazzamento in questi 2 giorni, secondi, 6.52.05, staccati di 1 secondo e 8. Gli Elbani, Andrea Volpi e Michele Maffioni, terzi, bravissimi. Skoda Fabia, 6.53.04, staccati di 2 secondi e 7. Carelle e Guglielmetti erano quarti, 6.53.06 a 2 secondi e 9. Corrado Fontana, Nicola Arena erano quinti, 6.54.01 per 3-4 secondi, 3.4 di distacco. Sesti, Corrado Pinzano, Marco Zegna, 4.3 di distacco con 6.55 netti. Francesco Giovanni Bettini e Luca Acri erano al settimo posto, 6.55 netti, 4.3 di distacco. Ritroviamo Campedelli Rappa, questa volta il peggior piazzamento in tutte le 8 prove. Si accontentavano di un 8° posto in pieno e assoluto controllo, senza sbagliare curva. 6.56.2, staccati di 5 e 5 secondi, ma non avevano problemi perché portavano a compimento questa 2 giorni, chiudendo con 1 ora 7 minuti 41.2 sulla loro Skoda Fabia. Precedevano Marco Signore e Corrado Bonato 1 ora 8 minuti 04 netti, staccati di 22 secondi. Punto 8, terza sul podio Andrea Carella, Luca Guglielmetti, 1 ora 8 minuti 8 secondi e 5, staccati di 27.3. Quarti erano Corrado Pinzani e Marco Zegna, Volkswagen Polo GT, 1 ora 8 minuti 11 netti, staccati di 29.8. Quinti Giuseppe Testa e Emanuele Inglesi sulla Skoda Fabia R5, 1 ora 8 minuti 27 netti, staccati di 45.8. Poi seguivano Corrado Fontana e Nicola Arena, settimi Alessandro Gino e Daniele Michi, ottavi Roberto Vescovi e Giancarlo Guzzi, nono gli Elbani, Andrea Volpi e Michele Maffioni sulla Skoda Fabia, hanno chiuso in 1 ora 9 minuti 22.9, staccati di 1 minuto 41 secondi punto 7. Decimi Francesco Bettini e Giovanni Luca Acri sulla Skoda Fabia, 1 ora 9 minuti 26.1, staccati di 1 44.9. i già citati Salvatore Riolo e Alessandro Floris sulla loro Volkswagen Polo GT, undicesimi in 1 ora 9 minuti 57.8, il loro distacco 2 minuti 16.6. Allora, questa è il nostro racconto di questa 2 giorni, 100 chilometri e poco più, tra il venerdì da una parte dell'isola, dal Rio Marina a Capo Oliver Innamorata, a quell'altra parte dell'isola con Due Colli, Due Mari e Colle Palombaia sopra Marina di Campo, da dove io vi inoltro questo servizio grazie al mio controllo in remoto di Enrico Milano, lui sì, specialista dei motori, li ritroveremo ovviamente. Per cui questo è il ricordo di questa nostra brevissima apparizione questa mattina sul colle di Palombaia. Poi ovviamente avevamo altri 2 o 3 impegni nel pomeriggio, non siamo potuti andare a Porto Ferraio a vedere e a immortalare le foto della salita sul podio dei vincitori. Prego Enrico, in controllo dal remoto, di mettersi in contatto su acisport.it, dove probabilmente potremo trarre anche delle fotografie per poi riparlare di questa competizione Elbana. Anche lunedì, durante la rassegna stampa di Paolo Caselli che conduce, io tornerò a Firenze
giovedì mattina, per cui questo è il nostro ricordo per la 55esima edizione del Rally Elba. Grazie ad Alessandro Bugialli, ACI Sport Livorno, per le immagini che ci sono state concesse, le nostre foto, il nostro commento. Grazie, un abbraccio dall'Isola d'Elba. Rendiamo la linea alla regia.